l'intervento finale lo lascerei all'attuale presidente dell'associazione Insieme Si Può. È stato definito buono, generoso, sempre disponibile. Ve lo presento, Salvatore Mussone. Salvatore, noi ci siamo conosciuti appunto diversi mesi fa, perché l'associazione ha uno sportello. Tutti i mercoledì pomeriggio dalle 15 alle 17 voi siete in piazza Oberdan 7, accanto allo sportello di Recuperandia. Diciamolo, perché magari è un primo avvicinamento al vostro gruppo. Non bisogna andare nei locali che mettono un po' paura in via Salaria per Roma, non ci sono personali in camice bianco, ci sono facce simpatiche come Elvia, come Salvatore, come tante altre mamme, come Renato che salutiamo. Quindi è un primo ingresso per genitori che possono avere dei dubbi, anche perché spesso un'altra cosa che mi ha colpito è non riuscire a capire da subito che qualcosa sta cambiando nei nostri figli. Sì, salve a tutti. Sì, Daniela, come dici tu, noi ci troviamo infatti presso in piazza Oberdan, presso lo sportello fianco a fianco che ci ha messo a disposizione questi locali. Perché? Perché così abbiamo pensato di dare la possibilità ai genitori che, vivendo questa difficoltà, non sapendo dove appoggiarsi per chiedere qualsiasi informazione e per non potendo vincere magari la paura di varcare questo famoso cancello in via Salaria dell'Aquila, via Salaria per Roma, dove ha sede il CERT. Quindi abbiamo pensato di dare la possibilità a questi genitori di trovare una struttura all'esterno e quindi vincere questa difficoltà e quindi potersi approcciare per chiedere le prime informazioni, dove noi siamo presenti, come ha detto Daniela, tutti i mercoledì dalle 15 alle 17, dove ascoltiamo, appunto, facciamo questo sportello per ascoltare questi genitori in difficoltà, poterli guidare, poi portarli a un primo contatto con il personale sanitario che curerà, diciamo, la parte sanitaria. E poi noi invitiamo poi questi genitori a partecipare al gruppo, e quindi noi, mentre il personale sanitario curerà la parte sanitaria, appunto, dei figli, noi cureremo, cerchiamo di dare la possibilità quantomeno di esternare, come si è parlato prima, delle emozioni con le grandi cascate iniziali, eccetera eccetera, quindi poter vincere questa difficoltà iniziale. Quindi noi facciamo come associazione, curiamo questa prima fase, ma soprattutto ci proponiamo e ci siamo proposti anche in questi anni dell'associazione di rappresentare queste difficoltà presso la scuola. Siamo stati presenti presso i 7 istituti superiori e una delle scuole medie, sia a Rieti che in provincia, dove o a classe singole oppure a classi o a istituto riunito abbiamo esternato anche varie storie, e quindi queste storie esternate così poi le abbiamo raggruppate nel libro che oggi andiamo a rappresentare. E quindi questo gruppo è cresciuto, l'associazione è cresciuta, e abbiamo anche altri due gruppi a Poggio Mirteto che si occupano non solo di dipendenze, quindi da sostanze stupefacenti, ma anche come sostanze d'abuso, quindi alcol, adesso le nuove generazioni, internet e soprattutto poi il gioco d'azzardo, che con i mezzi che abbiamo adesso a disposizione non bisogna per forza recarsi in un locale pubblico e giocare il gioco d'azzardo, ma tranquillamente da casa o col telefonino o col computer possiamo arrivare
a rovinarci la vita e a rovinare la vita di chi ci sta vicino con questi giochi. Quindi con queste patologie alla fine d'abuso. E dunque, altro che posso aggiungere. Vi do l'appuntamento a sabato prossimo per chi vuole partecipare, che facciamo la stessa cosa, presentiamo il libro presso la sede Appoggio Mirteto, per dare la possibilità a chi non è potuto venire qua di andare noi sul posto. E poi non ho altro da aggiungere, se non altro che un doveroso ringraziamento anzitutto alla Fondazione Varrone, che ci ha dato la possibilità di pubblicare questo libro, e il comune che ci ospita, e l'associazione Demetra con lo sportello, con il progetto Fianco a Fianco, che ci ospita, diciamo, come che ci ha dato la disposizione dei locali e quindi per poter usufruire di questo sportello, il CESVE che ci aiuta amministrativamente e ci sopporta con le nostre problematiche di tutte le associazioni, e quindi, ma soprattutto vado a ringraziare i nostri angeli custodi, che sono la dottoressa Angela Anna De Santis e la dottoressa Pacifico, e il dottor Giuliani, che ci ospita come gruppo presso la sede, quindi dell'unità operativa di patologie d'abuso presso l'ASL di Rieti. Tutto. Grazie a voi per aver partecipato. Grazie al Presidente. Allora, abbiamo detto che questo libro raccoglie queste testimonianze di genitori ma anche di figli, visto che qui vedo genitori, vedo tanti genitori, vedo tanti anche figli magari, parenti, amici che hanno vissuto queste storie. Se ci fosse qualcuno che volesse raccontare, perché no, la sua esperienza di figlio che ci è passato, o di parente, di persona insomma che è stata coinvolta in problematiche di questo tipo, noi siamo disponibili, anche questi ragazzi immagino sarebbero interessati ad ascoltare dalla viva voce, se qualcuno vuole. C'è qualcuno che si avvicina? Se no, noi concludiamo la mattinata con un altro dei pensieri presenti, perché Elvia qui vi mette in riga. Vi devo leggere per voi una poesia indiana meravigliosa, ma la dovete capire, dovete stare attenti, ok? Tutti, guarda quello che mi sta a guardare con gli occhietti, vai. Allora ascoltate, non ti auguro un dono qualsiasi, ti auguro soltanto quello che più non hanno. Ti auguro tempo per divertirti e per ridere. Se lo impiegherai bene, potrai ricavarne qualcosa. Ti auguro tempo per il tuo fare e il tuo pensare, non solo per te stesso, ma anche per donarlo agli altri. Ti auguro tempo non per affrettarti a correre, ma tempo per essere contento. Ti auguro tempo non soltanto per trascorrerlo, ti auguro tempo perché te ne resti e non soltanto per guardarlo sull'orologio. Ti auguro tempo per toccare le stelle e tempo per crescere, per mutare. Ti auguro tempo per sperare veramente e per amare. Non ha più senso rimandare. Ti auguro tempo per trovare te stesso, per vivere ogni tuo giorno, ogni tua ora come un dono. Ti auguro tempo anche per perdonare. Ti auguro di avere tempo, tempo per la vita. Applauso. E quindi in un tempo di condivisioni anche sui social network di sicuro potrete prendere spunto da questa meravigliosa riflessione, una poesia indiana, per condividerla. Se ci sono domande, noi siamo disponibili a rispondere, altrimenti
Non vedo mani alzate, dunque buona giornata a tutti da Daniela Melone, dalla Sala Consiliare, da Insieme Si Può. Buona giornata.